Coach, cos'è mancato questa sera? Ma cos'è mancato? Diciamo che ha avuto qualcosa in più Osimo, sicuramente due giocatori importanti e sono addizioni importanti per questo campionato. A noi è mancata forse la serenità nei primi due quarti, di gestire un momento un po' difficile, visto le nostre basse percentuali da tre punti sul perimetro, che nascevano dal fatto che per un metro arbitrale, ma non entro nel merito perché poi ovviamente sarebbe riduttivo, come ho detto anche in un'altra intervista, non dare meriti a Osimo per la partita che ha fatto, però noi nei primi due quarti non ci hanno consentito di andare spalle, perché usando secondo me le mani in maniera illegale non ci hanno permesso il gioco in post basso. Le volte siamo riusciti a tirare da fuori abbiamo avuto percentuali 1 su 16 che non sono consone alla mia squadra, e questo ha dato il là a quel break che le ha fatti chiudere a più 15. Nella sconfitta però c'è anche qualcosa che si possa salvare, una bella prova nell'ultimo quarto, un carattere non è mancato. Ma assolutamente, io entrando negli spogliatoi e dirò bravi ai miei ragazzi, perché ci dobbiamo portare via la reazione del terzo e quarto quarto. Siamo arrivati a un punto, siamo arrivati anzi a tre punti e tre volte abbiamo buttato la palla in contropiede, forse lì abbiamo pagato un po' di lucidità. Però se io mi gioco una partita con questo Osimo, arrivando a un possesso con una partita non brillantissima, diciamo, in termini di percentuali, con qualche giocatore che sicuramente non ha reso al meglio, beh, io sono strafelice, perché significa che questa squadra ha grosse qualità. È chiaro che oggi, ma più che oggi, dal 28 febbraio inizierà un altro campionato. Sapevamo che determinate squadre si sarebbero rinforzate. Osimo l'ha fatto in maniera egregia, ha un roster molto profondo, anche fisicamente molto importante. Però noi siamo lì secondi o terzi, non lo so, e andiamo avanti per la nostra strada con l'orgoglio di quello che stiamo facendo. Un campionato molto equilibrato, dove il fattore di giocare in casa non sempre paga. Oggi è stato anche anche Val di Ceppo è caduta dopo un tempo supplementare con Foligno in casa. Beh, caspita, dai una notizia che conferma il grosso equilibrio, e ti dico, io sul risultato di Val di Ceppo credevo che potesse accadere questo, però ti dico, intanto grazie ai nostri tifosi, sono stati straordinari. E se i nostri tifosi sono stati straordinari, questo è merito tutto quello che stiamo facendo, perché questa squadra sta meritando dei tifosi così calorosi, appassionati, e noi ovviamente faremo di tutto per renderli orgogliosi di questa squadra fino alla fine. Adesso siamo lì, Massimo, ce la giocheremo partita dopo partita. Il fatto di essere stata giocata con Osimo, che è scappata a più 19, e arrivare a un punto, beh, caspita, io dico, mi porto cose importanti. Rammarico per il risultato, ma non per la prestazione del terzo e quarto quarto. Anche perché il cammino è molto 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 lungo. Assolutamente sì, il campionato è lungo, adesso penseremo ai Isernia. Abbiamo, non dico azzerato la vittoria di Montegranaro, perché se qualcuno mi avesse chiesto all'inizio cosa preferisci vincere tra le due, avrei detto sicuramente Montegranaro. È chiaro che Osimo è di rincorsa, è una squadra che ovviamente ha tutte le carte per entrare nei playoff e darà fastidio a tutti. Non sarà facile, perché anche rincorrere 2-4 punti con Foligno che ha vinto fuori casa non è semplice. Pensiamo a noi stessi, penseremo ai Isernia con la serenità e cercando di correggere le cose che magari oggi sono andate meno bene. Grazie coach, in bocca al lupo. Vive il lupo, grazie a te Massimo.